Quella che stiamo per raccontarvi è una storia piccola, breve, che parla di grandi cose che riguardano tutti noi, la nostra vita. È il senso di ciò che facciamo ogni giorno. Protagoniste di questa storia sono quattro candele, quattro luci che illuminano il buio. Ciascuna rappresenta un'aspirazione che ogni essere umano possiede nel profondo del proprio cuore. Nell'oscurità, se tendiamo l'orecchio, possiamo sentire le quattro candele parlare tra di loro. La loro voce, prima solo sussurrata, si fa chiara e comprensibile. Attraverso di essa, la pace, l'amore, la fede e la speranza parlano a tutti noi. Io sono la pace, ma gli uomini non riescono a mantenermi. Penso proprio che non mi resti altro da fare che spegnermi. In molte parti del mondo, conflitti, guerre e violenze sconvolgono la terra e dilaniano interi popoli, seminando distruzione e dolore. Io sono l'amore, non ho più la forza per continuare a rimanere accesa. L'umanità non mi considera, non comprende la mia importanza. Donne e uomini odiano perfino chi più li ama. Su molti confini, tra gli stati e sul mare, gente in fuga incontra muri, filo spinato, guardie armate. Donne, uomini e bambini vengono respinti e scacciati. E anche dove ci sentiamo più sicuri, tra le mura di casa, l'amore può tramutarsi in odio. Io sono la fede. Purtroppo non servo a nulla. L'umanità non ne vuole sapere di me. Non ha senso che resti accesa. A dire il vero, fede ce n'è, ma è spesso fede nel possesso, avidità di ricchezza, brama di beni materiali che crea illusioni, ineguaglianze e sfruttamento. E così la ricchezza degli uni si riflette nella povertà degli altri. Hanno cercato di brillare il più a lungo possibile, di rischiarare le tenebre del mondo. Ma alla fine sono state sopraffatte, si sono spente. Tutte tranne una. Ma che cosa fate? Dovete rimanere accese. Io ho paura del buio. Tu sei la speranza, non ti spegnere. La tua luce deve rimanere accesa. Resisti, è importante. Con la tua luce puoi ravvivare chi ha spento la sua fiamma. Proprio così, la luce della speranza può mettere fine ai conflitti e riaccendere la pace. Può allargare la mente e il cuore e far rifiorire la fede. Può cancellare delusioni e amarezza e far rinascere la fiamma dell'amore.
manteniamo viva in noi la speranza che può rischiarare ogni oscurità con la sua luce.